con la giornata di oggi vogliamo, anzi l'abbiamo già dimostrato nei laboratori, nei 25 laboratori che dalle 9:30 fino a poco fa hanno fatto vivere ai 1500 circa allievi oggi presenti della scuola nostra, delle scuole esterne, ai vari laboratori, che il saper fare porta con sé delle intelligenze, porta con sé del contenuto che non è solo la ripetizione, seppur abile, di una mansione, ma è senso. E questa è una delle problematiche che quotidianamente chi si occupa di formazione professionale incontra per strada. C'è questa continua divisione tra chi sa pensare e chi sa fare, come se le due cose avessero, voglio dire, necessariamente bisogno di due persone distinte e non possono trovare invece un momento di sintesi. Quindi l'abbiamo voluta innanzitutto per cercare di demolire questa continua e presente idea che chi sceglie, magari in giovane età, di lavorare è perché non riesce a fare altro. No, noi diciamo chi sceglie di fare qualcosa è perché non vuole avere sconti, non vuole vivere sconti anche sugli aspetti di natura culturale, aspetti di natura di contenuto. E questo credo e spero che ce lo dirà molto bene il dottor Bertagna, ma poi avrò modo il dottor Tamburini di coordinare il momento. Ma è anche necessario ribadirlo e dirlo in questo momento perché parte un grosso alleato delle nostre attività, che è il sistema duale. In Lombardia è già possibile farlo, nel resto d'Italia sta partendo una sperimentazione dove, e qui scelta oserei dire nuova, coraggiosa, finalmente auspicata da tanto tempo a chi, e quindi chiesta, finalmente rimette anche al centro, su un sistema che speriamo diventi nazionale finalmente, il lavoro come occasione di crescita, e il sistema duale in qualche modo gli dà una dignità, una presenza di tutto rilievo. Quindi la giornata di oggi è stimolata da questi due aspetti, dal sistema duale che parte, da una probabile, possibile, qualcuno dice certa, ritorno della competenza della formazione professionale a livello statale, e quindi questo chiede anche una revisione di tutto quello che è il sistema professionale a partire dagli istituti professionali di Stato.